Torna a Chieti dopo tanti anni il concerto del 1° maggio. Nel piazzale Marconi di Chieti Scalo, l'evento, organizzato dal comune insieme ai sindacati, prenderà il via dalle ore 17 nella piazza antistante la stazione ferroviaria, per un giorno di festa e condivisione dopo un biennio di pandemia che ha inibito manifestazioni ed eventi pubblici. Sul palco si alterneranno numerosi artisti che precederanno l'esibizione di Morgan ed Andy dei Blu Vertigo alle ore 21. Paolo De Cesare, vice sindaco di Chieti e assessore al turismo, spiega come il comune si sta organizzando. Domani, in occasione della festa del lavoro, della festa dei lavoratori, abbiamo organizzato quello che vuole essere il concertone d'Abruzzo, cioè un vero punto di riferimento per celebrare la festa del lavoro in allegria, con dell'intrattenimento, a Chieti Scalo in piazzale Marconi. Ci saranno tanti artisti importanti emergenti e tra gli altri la chiusura dello stesso concertone sarà un'esibizione di Morgan e di Andy dei Blu Vertigo. A livello di ordine pubblico e sicurezza, traffico, insomma, come vi state organizzando? Abbiamo tenuto in questi giorni una riunione molto operativa in questura con gli organi e le istituzioni preposte per far sì che questo evento si svolga nella massima sicurezza, per cui verranno adottate tutte le misure, tutte le disposizioni all'interno di una grande area pedonale. Quello è un punto nevralgico, anche viario, insomma, di Chieti Scalo. Dal punto di vista proprio del traffico, della viabilità, come vi organizzerete? Già da giorni l'ufficio traffico e viabilità e la polizia locale hanno emesso un'ordinanza per la quale, insomma, sono istituite tutte le vie alternative alle chiusure che andremo a già dalla giornata di domani alle 4 andremo ad affrontare. Ci sarà una grande area pedonale, anche e soprattutto l'abbiamo voluta non solo per permettere il cosiddetto cuscinetto per questioni di sicurezza, ma anche per avvantaggiare le attività commerciali, magari mettendo anche dei tavolini fuori, favorendo un passeggio itinerante proprio presso le stesse attività commerciali, considerando che il luogo nevralgico sarà piazzale Marconi, dove ci sarà questo mega palco per questo evento, che peraltro verrà presentato da Alessandra Relmi con la partecipazione delle tre sigle sindacali a livello interregionale Abruzzo-Molise, poi anche con la presenza di Morgan, che è un personaggio oltre che artistico televisivo che richiama molto. Mascherine e non mascherine, dal 1° maggio cambiano un po' di situazioni anche a livello pandemico, c'è sempre però il richiamo al senso di responsabilità di ciascuno. Esattamente, quindi se ci sono situazioni di particolare assembramento, certamente le mascherine. Per il resto vi invitiamo e vi aspettiamo il 1° maggio dalle ore 17 fino a sera al concertone d'Abruzzo del 1° maggio a Piazzale Marconi, dove vogliamo in primis celebrare la festa del lavoro, anche perché tanto stiamo facendo per le nuove occupazioni, soprattutto nell'area industriale di Chieti Scalo.